Ciao ragazze e ciao ragazzi, in questo tutorial voglio mostrarvi come fare questo bolero fatto all'uncinetto e è veramente semplice da fare. Vedete, questo fatto dietro è fatto così. Calcolate che all'inizio praticamente si comincia con un quadrato e poi diventa così, in questa maniera, no? Una volta indossato, chiaramente, si piegano queste due, questa parte tutta lavorata e andiamo praticamente a lavorare, a metterla, possiamo tenerla aperta, possiamo metterla come vogliamo, insomma, oppure chiuderla. Io ho creato per questo bolero. Ho fatto anche il video a parte, quindi vi metterò poi alla fine il link per poterlo fare. Ho creato un apposito spillone che si metterà, vedete, molto carino, fatto con tutte le perline anche, che è anche questo molto molto semplice da fare. Con il suo spillone, chiaramente, entriamo da una parte e usciamo chiaramente dall'altra, e questo va bene sia per questo bolero, ma anche per qualsiasi tipo di sciarpa che magari non ha la chiusura, e quindi voi potete crearla per un foulard o qualsiasi cosa. Potrete fare questo spillone, chiaramente, se l'avete fatto voi la sciarpa o avete fatto quello, insomma, o il bolero, quello che è, potete chiaramente crearvelo uguale alla sciarpa o al bolero che avete fatto, e praticamente vedete, questo è il risultato. Cioè, una volta che ce l'avete su, è identico al vostro lavoro e quindi rimane molto molto grazioso. Adesso io non so se ho beccato il centro, ma sicuramente no, visto che non ho uno specchio, però in teoria normalmente si mette magari con al centro del lavoro, lo si fa passare in mezzo. Vabbè, adesso mi si è proprio allargato. Io adesso così, insomma, faccio un po' fatica con la telecamera a guardarmi in telecamera e a fare il tutto, però è veramente veramente semplice poi da inserire. Adesso io sono un po' handicappata qui perché non riesco a vedermi. E quindi magari faccio anche un attimino un po' più di fatica, però è veramente una cavolata inserirlo e bloccare quindi la vostra sciarpa o il vostro, insomma, quello che avete intenzione di bloccare. Ed è veramente veramente grazioso. Poi l'insieme rimane molto carino. Io spero che quest'idea vi piaccia. E fatemelo sapere nei commenti perché è veramente carino. Questo io l'ho fatto usando la mia lana, quella degli acquisti, con la lana doppia, sia per il grigio sia che per il panna beige. E chiaramente lo posso utilizzare anche adesso sotto con una maglietta, come adesso in questo momento ho una maglietta normalissima che praticamente mi fa quindi molto molto caldo da di suo, perché non solo la lana è doppia, ma la parte che copre le spalle viene automaticamente doppia perché viene risvoltata. Vedete, viene risvoltata, quindi sia dietro sulle spalle, che io ho tutta la lavorazione dietro, quindi già sono coperta. Poi ci metto sopra anche la parte, perché viene comunque messa indossata doppia, quindi mi fa molto caldo. Io la posso già utilizzare tranquillamente adesso così, senza dover mettere sotto maglione, perché comunque le parti, diciamo, quelle che devono stare al caldo, sono al caldo e perfette. Se voi lo volete più grande, quindi anche più lungo, basta continuare con i giri di lavorazione che vi faccio poi vedere nel tutorial, e diventa sempre più grande. Chiaramente, se diventa più grande sotto, automaticamente diventa più grande anche qui, quindi vi coprirà per la misura che volete voi. Quindi può diventare sempre più lungo, ok? Io l'ho fatto di questa misura, mi piaceva di questa misura anche perché comunque mi copre anche i remi,
e questo io penso che sia importante quando fa freddo, e, però allo stesso tempo è una misura giusta, insomma, in base, mi sono regolata in base a man mano che lo lavoravo, lo provavo. E questa è la misura che mi è piaciuta. Lo potete fare di qualsiasi colore, lo potete fare anche di un colore unico. E come vi dicevo, se invece lo volete fare con un filo solo, potete usare lo stesso, l'uncinetto del 4, usarlo a un filo unico e quindi usare anche meno lana automaticamente, quindi la metà di quello che io dirò nel video. Se io ho usato 8 gomitoli perché li ho lavorati doppi, quindi ho usato 4 e 4, cioè 2 e 2 insieme. In totale 8 gomitoli, ma se lo usate, ripeto, singolo saranno 4 e 4 gomitoli del grigio, quindi se lo usate il singolo ne userete solo 2, quindi anche la spesa sarà la metà. Però se lo volete come me per questo periodo, quindi che tenga caldo, lo fate doppio, tanto per, lo sapete benissimo che la lana che vi ho fatto vedere negli acquisti lanosi, questa qui costa veramente pochissimo, quindi anche se lo fate un pochino più pesante per adesso, secondo me, cioè, alla fine non vi viene quel grosso costo. Se invece lo volete più leggero, quindi da usare tra un po' con la primavera, allora a quel punto lo usate a un filo singolo, quindi userete solo 4 gomitoli di beige chiaro e 2 gomitoli di grigio, oppure prendere il rosa e fate il rosa e grigio, insomma i colori che vi piacciono di più, anche vivaci, fucsia, quello che volete, insomma. È veramente bello e poi per l'estate si può fare anche invece in cotone, quindi potete farlo sia per il periodo invernale adesso che fa freddo, potete farlo per la primavera sempre in lana a un filo unico e potete farlo invece poi per l'estate col cotone. Quindi veramente questo bollore lo potete fare per qualsiasi tipo di stagione, diciamola così. E quindi è veramente utile questo video, credo, almeno per me. Spero che lo sia anche per voi, fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio al tutorial, un bacione grandissimo a tutti, ciao! Ok, allora iniziamo con di mettere su 52 catenelle. Io per comodità le ho già messe su. Una volta messe su 52 catenelle, cosa facciamo? Saltiamo 3 maglie, andiamo nella quarta. Quindi, aspettate che siede male, mi sembra che non si veda. Ecco, perfetto. Quindi saltiamo una, saltiamo due, saltiamo tre, andiamo nella quarta. Quindi nella quarta catenella andiamo a fare una maglia alta. Adesso, per ogni catenella che abbiamo messo su, praticamente andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella. Quindi adesso questa sarebbe la terza perché una l'abbiamo fatta con le 3 catenelle, poi ne abbiamo fatta una e poi ne abbiamo fatta un'altra, quindi sono 3 maglie alte. E andiamo a lavorare per ogni catenella una maglia alta fino a per tutto il giro fino alla prima catenella che abbiamo messo su. Dopodiché, quando arriviamo in fondo, che abbiamo fatto l'ultima lavorato l'ultima maglia alta nell'ultima catenella, vi faccio vedere come andare avanti. Ok, arrivata alla fine del giro, praticamente andiamo a fare 3 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia alta in ogni maglia alta sotto di base. Chiaramente la prima viene sostituita dalle catenelle qua. Quindi andiamo nella seconda e andiamo a fare la seconda maglia alta. Dopodiché non facciamo altro che andare avanti a fare maglie alte in ogni maglia alta sottostante. Ogni volta che dobbiamo girare, perché siamo arrivati alla fine del giro, facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo avanti a fare maglie alte. Quindi questo procedimento si farà per tutto il tempo della lavorazione. Adesso, siccome io sto facendo anch'io per la prima volta il lavoro insieme a voi, ancora non ho idea di quanti giri ci servano, lavorati in questa maniera, per arrivare all'altezza desiderata. Quindi andrò avanti a lavorare in questa maniera.
quindi tutte maglie alte fino alla fine del giro. Quando arrivo alla fine del giro faccio 3 catenelle, poi girerò il lavoro un'altra volta e ricomincerò a fare maglie alte in ogni maglia alta sottostante. Questo per un po' di giri. Quando ho terminato e sono arrivata all'altezza desiderata, vi dirò quanti giri ho fatto io e che altezza avranno questi giri. Però il lavoro si fa tutto in questa maniera per il momento. Quindi andrò avanti e poi vi faccio sapere quanti giri fare. Ok, allora io ho fatto 24 giri di maglie alte, quindi andata e ritorno 24 giri di maglie alte. Adesso la telecamera non mi ha registrato. Comunque, praticamente una volta finito, che si arriva qui, che abbiamo finito il giro, andiamo a mettere su 45 catenelle, in modo che praticamente noi arriviamo dalla parte opposta con le catenelle. Vedete, arriviamo più o meno dalla parte opposta. E come le uniamo? Facciamo praticamente una maglia bassa, se riesco. Ok, andiamo a fare una maglia bassa nella terza catenella iniziale, perché voi sapete che ogni giro è iniziato dalle catenelle. Quindi noi entriamo in una di queste catenelle, che sarebbe la terza, la più alta, e facciamo una maglia bassa. Perfetto, una volta fatto questo, andiamo e facciamo tutto il giro, quindi tutto questo lato, questo qui, di maglie basse. Quindi iniziamo, noi siamo qua, andiamo nella prossima e facciamo una maglia bassa. Nella prossima un'altra maglia bassa. Ancora un'altra maglia bassa nella prossima maglia sotto e così via fino alla fine di questo lato. Quindi dobbiamo fare tutto questo lato fino a qui di maglie basse. Dopodiché cosa facciamo? Arrivata all'ultima maglia bassa, andiamo a mettere su altre 45 catenelle. Queste 45 catenelle le facciamo arrivare di qua. E la uniamo sempre nella terza maglia alta, quindi nella terza catenella, scusate, qua entriamo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché facciamo ancora tutto questo lato di maglie basse. Quando arriviamo a fare questo e arriviamo qui alla fine, dopo vi mostro come andare avanti il lavoro.